Buongiorno amici lontani e vicini, siamo al Pala Congressi di Lipari per il Faro Day. Vi presento subito i nostri ospiti: Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, l'assessore del comune di Lipari Tiziana De Luco, e gli architetti Luana Biviano ed Ivan Laquidara. Allora presidente, dicevamo, il Faro Day, un'occasione per puntare sull'energia rinnovabile qui alle Eolie. Noi vogliamo lanciare un grande sogno, una grande visione, non soltanto per le isole Eolie ma per le isole minori italiane. Le isole sono dei territori straordinari, io li chiamerei le piccole isole, non le isole minori, perché sono dei territori di eccellenza del nostro paese e con delle comunità molto forti. Allora noi dobbiamo far trasformare queste comunità in comunità delle energie rinnovabili. Questo è un grande sogno, se noi riusciamo a realizzare questo progetto, questa è l'idea del Faro Day, realizzare questo progetto che è tutto eoliano, perché nasce da ragazzi che sono delle Eolie, sono architetti eoliani. Super premiati, fra l'altro. Super premiati al Maxi di Roma, al Museo Maxi di Roma, dalla Marina Militare Italiana, che ha messo in palio questo premio per i fari, e loro hanno fatto il faro più bello, più giusto. Allora è un faro molto speciale perché può diventare un laboratorio, l'osservatorio del vulcano, un punto dove portare anche i turisti per far vedere questa eccellenza. Quindi farlo partire dalle Eolie ci sembra la cosa più bella. Quindi oggi il Faro Day è proprio per lanciare questo grande sogno. C'è un detto brasiliano molto bello: se io sogno da solo è un sogno, se siamo in tanti a fare lo stesso sogno è l'inizio della realtà. Quindi io mi immagino che oggi deve essere l'inizio di questa realtà, che noi andiamo a concretizzare questo progetto e che sia da esempio in tutti i fari d'Italia e poi da esempio nelle altre isole, perché le rinnovabili, noi siamo immersi nel sole, nel mare e nel vento, possiamo essere indipendenti dal punto di vista energetico, dal punto di vista economico sarebbe una cosa straordinaria, ma non solo, perché vuol dire aprire la strada alla terza rivoluzione industriale. Assessore De Luca, quindi il sogno che diventa realtà, potremmo dire, e che parte da Strombolicchio. Sì, infatti diciamo, come assessore all'ambiente non potevo che raccogliere l'intraprendenza di Mare Vivo, con cui collaboriamo ormai da mesi. Abbiamo fatto l'iniziativa a giugno e con PFU Zero, quindi diciamo l'attenzione è rivolta intanto al nostro territorio, che è peculiare anche da questo punto di vista. Abbiamo un faro, uno Stromboli, ci permette di giocare e di valorizzare appunto le nostre potenzialità. Abbiamo voluto dare un riconoscimento anche alle nostre risorse umane che hanno appunto partecipato a questo concorso e hanno vinto con l'intraprendenza e la competenza. Abbiamo legato tutto questo Faro Day, alle scuole, per allargare un po' il campo, per dare modo ai ragazzi di conoscere anche in questa parte del proprio territorio e di sbizzarrirsi attraverso il lancio del concorso. Il faro che vorrei, un lancio di concorso a disegno, per cui ci sarà modo di lavorare e di porre l'attenzione su questo tema. Ed ecco gli autori di questo progetto, architetto Biviano, quindi le soddisfazioni continuano perché il progetto, al di là di Strombolicchio, va avanti. Devo dire che come studio la soddisfazione più grande è quella di aver vinto la prima sfida, ovvero portare un progetto che riuscisse a evidenziare la possibilità di utilizzare le fonti rinnovabili nel territorio eoliano. LB7 Studio nasce sia come studio di architettura, ma all'inizio si pone una mission che è quella di sviluppare dei progetti di bioedilizia. Questo progetto, per il quale ringraziamo Mare Vivo che ha bandito questo concorso, ricordiamo un concorso fatto per le isole minori d'Italia e per le aree marine protette, in collaborazione col Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali. Avendo in un certo senso avallato questo progetto, sia il Ministero dell'Ambiente che dei Beni Culturali, a nostro avviso, hanno preso un impegno, cioè quello di valutare, nel caso in cui ci sono progetti validi che riescono a utilizzare le fonti rinnovabili in un progetto di compatibilità ambientale, e quindi la dimostrazione che si può fare nel nostro territorio anche questo. Architetto Laquidara, quindi un progetto che parte da Strombolicchio ma che nel tempo potrebbe coinvolgere tutte le Eolie. Sì, l'obiettivo del concorso è
era comunque quello di superare il paradosso delle isole Eolie, delle isole minori italiane in generale. Viviamo su un territorio che potrebbe tranquillamente vivere di sole, di mare, di vento, e paradossalmente siamo ancora legati a delle vetuste centrali a olio combustibile neanche tanto efficienti, che non fanno altro che inquinare. Quindi di fronte a questo vuoto normativo il nostro progetto può essere uno sprone ad andare avanti e sbloccare questa situazione, quindi far sì che le sovrintendenze, ma in questo senso anche a Roma abbiamo avuto delle assicurazioni anche dal Ministero dei Beni Culturali, si vadano ad aggiornare i loro piani andando di pari passo con quello che è la tecnologia. Quindi superare questo gap è un'altra occasione che ci ha dato questo concorso, è quello di porre attenzione su un gioiello delle isole Eolie che è il Fuori Strombolicchio. Non so se lo sapete, ma in tempi di spending review la Marina Militare e quindi il Ministero della Difesa ha stilato un elenco di beni da sdemanializzare, c'è per esempio il faro di Capo Milazzo. Ce ne sono diversi anche qui nelle Eolie, no? Ecco, per esempio quello di Strombolicchio non è tra questi fari, quindi non lo vogliono vendere, ok, però stiamoci attenti perché come tutte le costruzioni, se non vengono vissute poi cadono a pezzi ed è un rischio che non possiamo correre. E allora si è aggiunta anche la ricercatrice Marina Arena, e quindi sentiamo anche lei su questo progetto molto velleitario che potrebbe coinvolgere, come dicevano gli architetti, tutte le isole Eolie. Sì, non è un progetto velleitario, è un'idea che invece potrebbe diventare una realtà non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale, perché il ruolo dei fari all'interno dei paesaggi costieri è determinante nella formazione dell'immagine e dell'identità che un popolo costruisce attraverso i segni che stanno sul territorio. Quindi lavorare sul rilancio dei fari, soprattutto in chiave innovativa e tecnologica, potrebbe consentire di rinnovare anche l'immagine e di lanciarla come visione per il futuro. Bene, abbiamo completato, ringraziamo tutti i nostri ospiti, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.